E benvenuti a tutti, siamo su Radio Cambiamenti, siamo in diretta con una persona, un ospite, come abbiamo detto quando abbiamo presentato il live, questo sarà un live senza fiato, perché abbiamo con noi Luigi Leonardi, che ti chiedo di salutare i nostri radioascoltatori. Buonasera, ragazzi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Perfetto, ciao Luigi e grazie di aver Ciao, accettato grazie a voi. questa sfida, questa intervista. Andiamo subito al sodo cercando di far conoscere un po' agli altri e a chi ci sta ascoltando chi è Luigi Leonardi. Quindi ti chiederei di presentarti e poi scendiamo un po' nei particolari di questa intervista. Sì, perfetto. Allora, vabbè, 42 anni, di cui gli ultimi 16 trascorsi dietro due maxi processi. Si arriva a due, perché due maxi processi? Perché ero un imprenditore, ex imprenditore, nel campo dell'illuminazione. E idea imprenditoriale iniziata nel 97, poco più che ventenne, decido di fare questa mia azienda, grazie anche a un prestito bancario, metto su la mia idea. Nel giro di 4 anni, 4-5 anni più o meno, riesco a mettere in piedi un'azienda che ha un bel fatturato anche, quasi 400.000 euro al mese. 5 negozi e due aziende. Poi che cosa succede? Succede che, come in tutte le realtà, diciamo, sane nelle nostre zone, nella mia terra, succede che diventi oggetto, obiettivo della delinquenza. E quindi comincia la prima estorsione, la prima richiesta estorsiva ufficiale. E succede a Nola, San Vitriano per l'esattezza. Entrano tre personaggi nel mio negozio, e considerate che erano più o meno le 6 del pomeriggio. Entrano questi tre, due dei quali buttano fuori in malo modo i clienti, il terzo mi si avvicina e, come frase classica, mi dice: "Ti sei messo a posto con gli amici della zona?" Questa è una dinamica normale, cioè normale nel senso che da noi funziona così, purtroppo. Io gli dico: "Guarda, amici, qua non ne ho, ma avevo capito benissimo di cosa si trattasse." E arriva anche la mia età a fare le varie cose. Questo ragazzo, infatti, è stata una sorta di. La mia risposta è stata una sorta di aiuto, fra virgolette, perché io gli dissi: "Guarda, il massimo che ti posso dare è un lavoro." E allora lui mi risponde: "Facciamo una cosa, poi ti spiego come funzionano qua le cose. Cioè, mi devi dare tot euro a Saracinesca più dei bonus di 1.500 euro a Pasqua, Natale e Ferragosto per i nostri amici carcerati", disse. E dico: "Guarda, secondo me mi ha sbagliato palazzo, io queste storie non ne voglio neanche sentire parlare." Lui mi guarda e mi fa: "Vabbè, allora facciamo una cosa, ambasciatore, portatina, ci sentiamo." La sera chiudo il negozio e vengo inseguito. All'altezza del carcere di Secondigliano vengo sbattuto per l'aria. Ricordo moltissimo di questa storia perché mi sono svegliato in tasca, riattaccando la tempia sinistra. Ho avuto 17 interventi, vabbè, cicatrici che mi portano addosso ancora oggi. Comunque, cosa succede? Siccome io avevo 5 negozi e questa richiesta mi era stata fatta su un negozio, io dico: "Facciamo una cosa, io adesso pago, fra virgolette, confrontandomi anche con mia madre e i miei fratelli, che avevano sicuramente molta paura, non è che io non ne avessi di paura, per carità, però certe dinamiche non le ho mai fatte mie. Loro sicuramente, considerando quello che era successo, avevano molta più paura di me. Dico: "Facciamo una cosa, chiudiamo questo negozio, do un bonus per il disturbo e chiudiamo il negozio." Successe di giovedì, esco dall'ospedale, pago questo bonus di giovedì, il venerdì smonto il negozio intero, c'erano tipo 10 operai, io avevo 32 operai all'epoca, Sì. e chiudo il negozio. E da lì è cominciata la tragedia, perché il sabato si presentarono tutti i clan di tutti gli altri negozi che avevo sul territorio, dicendomi tutti quanti
quanti la stessa cosa. Come hai pagato loro, adesso paghi anche noi. Quindi va da sì che da lì poi è diventata una tragedia. Ed è, da lì è cominciato il tracollo imprenditoriale, perché purtroppo le estorsioni sono soldi distratti, aiuti, soldi distratti alla normale gestione di un'azienda, soprattutto in crescita poi. Io di lì a pochissimo ho dovuto poi chiudere tutti i negozi, però poi che cosa è successo? È successo, e qui adesso ve la faccio, diciamo, abbastanza breve, perché mi rendo conto che per radi i tempi non sono così lunghi. È successo che, trovandomi a pagare tutte queste estorsioni, a un certo punto non ce l'ho fatta più. Avevo già venduto di tutto. E praticamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un sequestro di persona, sempre a fini estorsivi. Sono stato sequestrato da uno che, da Peppe si chiamava questo tipo, prelevato e sequestrato nelle case celesti di Secondigliano, e questo Peppe sarà poi il capo della piazza di spaccio di Secondigliano. La richiesta estorsiva di 26.000 euro, mi hanno sequestrato dalla mattina alle 9 fino alle 3 di notte, ma mi hanno impedito di uscire anche con metodi a mano armata, con minacce a mano armata. E la storia come si è conclusa? Dopo quella serata si è conclusa che ho deciso poi di denunciare. E le mie denunce, 27 per l'esattezza, hanno portato a due maxi processi, uno ancora in corso. Il primo si è concluso in Cassazione, e all'epoca che ho denunciato ci furono 174 arresti, e tutto il clan russo di Nola. Arrivati alla sbarra in Cassazione 81 persone, distribuiti 760 anni di galera più o meno. Il secondo maxi processo invece, 46 persone di 5 clan, arrivate alla sbarra in 10, e in prima udienza condannati in 3 per sequestro di persone ed estorsione. Manca a farla apposta, stamattina abbiamo depositato l'appello, quindi come puoi vedere anche i tempi della giustizia sono molto dilatati. Sì, c'è molta burocrazia. No, forse ce n'è troppa, io non ti nascondo, e mi fa male dirlo, ma questo non mi ha impedito però di andare avanti. Io le vicende più, diciamo, dall'aspetto tragico e demoralizzante sono state quelle che hanno riguardato lo Stato. Io ho dovuto fare addirittura un esposto contro la prefettura di Caserta per abuso d'atti d'ufficio, perché io ho avuto un incendio, ho subito un incendio in un negozio, e loro questo incendio non me l'hanno riconosciuto perché ci mancavano dei documenti. L'ufficio anti-racket della prefettura di Caserta non mi ha riconosciuto il risarcimento danni che mi spetta per legge, che sono una vittima della mafia. Sono stato riconosciuto testimone di giustizia, e spieghiamo cos'è il testimone di giustizia, approfitto della radio. Certo, facciamo una grande differenza tra testimone e collaboratore. I collaboratori sono pentiti, cioè praticamente delinquenti che stranamente, dopo essere stati arrestati secondo una legge che accomuna testimoni e collaboratori, dopo essere stati arrestati i collaboratori decidono di collaborare con la giustizia, e la giustizia gli dà uno stipendio, gli sposta in una località protetta, gli dà una casa, gli dà tantissimissima assistenza. E questa legge accomuna testimoni, che poi i collaboratori e testimoni. I testimoni di giustizia sono dei cittadini, come posso esserlo io, tu, chiunque, che decide di denunciare il reato che ha subito, e il magistrato che lo prende in carico a seconda del clan che ha denunciato determina la pericolosità della sua situazione. E nel mio caso specifico io sono stato dichiarato in pericolo di vita, quindi sono stato messo sotto scorta da 3 mesi, adesso vivo sotto scorta. E il dramma della situazione è che purtroppo io sono stato messo sotto scorta a 18 ore dall'andata in onda del servizio delle Iene, e la richiesta dell'entrata a programma era vecchia di 5 mesi. Cosa che la prefettura non ha messo in atto, né lei né il Ministero degli Interni. Quindi, come mi riallaccio a quello che ti ho detto prima, certo, la drammaticità della storia è legata a questo.
dall'aspetto burocratico, perché sai cosa? I delinquenti fanno i delinquenti, ti assicuro che sanno fare, sanno fare il loro mestiere. Quello che proprio non mi va giù è la storia dello Stato, quindi ho deciso e diciamo, concludiamo, magari saranno... No, vabbè, no, non ti voglio anticipare tutto, magari mi vuoi fare qualche domanda in Certo, merito. certo. Quindi, Allora, quindi è stata questa la storia. volevo chiederti, tu hai fatto una grande scelta, una scelta di coraggio e hai potuto dimostrare alle persone che conosci o che sono anche imprenditori nel tuo stesso territorio, che si può scegliere. Non bisogna per forza stare e assecondare la parte, diciamo, di questi clan. Assolutamente. Quindi ti volevo chiedere la difficoltà soprattutto di fare questa scelta e le difficoltà che hai incontrato lungo il percorso, proprio, diciamo, proprio per la denuncia, nel senso veri e propri ostacoli. Sì, vabbè, la scelta, allora, partiamo dal presupposto che noi cittadini come armi non abbiamo altro che la denuncia. E quindi che sia chiara questa cosa, il contrasto alla criminalità organizzata passa per questo. E il problema è quando si legittima un sistema che proprio non va, cioè non è possibile sentirsi, io la prima frase, l'unica frase che mi sono sentito dire da 16 anni a questa parte, chi te l'ha fatto fare? Non lo sapevi a cosa andavi incontro. La drammaticità della storia sta proprio nella legittimazione da parte della società di questo sistema. Cioè, non è possibile che io sono il caso raro, non è possibile questa cosa, e invece la normalità è pagare e stare zitti. Questa cosa non è Esatto. possibile, è un assurdo. Esatto. Pericolo, per carità, difficoltà ne ho trovate, ma come ti dicevo prima, sono difficoltà legate soprattutto alla normalizzazione del sistema. Se così non fosse, se la normalità passasse per la denuncia, cioè io non diventerei che ne so, un caso raro, uno su 2 milioni, cioè io sarei la regola. Esatto. Ed è questo che bisogna che entri nella testa delle persone, anche perché adesso ti faccio una confidenza. Questi delinquenti, cioè non è che... Purtroppo io mi rendo conto, e sarà che ho un taglio diverso di lettura di alcune cose, la società hanno praticamente ormai c'è un'idolatria verso queste persone, e lo noti in televisione, su tutte le migliaia di fiction che fanno, tutte mettendo questi personaggi Dalla al parte centro, giusta. dalla parte giusta, ma... Ti assicuro non è così, cioè questa è gente della peggiore specie, ignoranti, presuntuosi, giocano, non hanno voglia di lavorare, l'unica cosa che fanno è si giocano questa, diciamo, carta imprenditoriale della delinquenza, perché loro non hanno voglia di lavorare, le alternative ci sono, Ma sono loro loro che non le preferiscono non vederla perché vogliono. quella è la No, strada quello più vogliono vedere. semplice. Guarda, Giulio Golia, per esempio, faccio un esempio, ho fatto un meraviglioso servizio l'altro ieri, la settimana scorsa, sui baby boss. Cioè lui, in un certo senso, ad un certo punto, dice a questi ragazzi, anch'io ho fatto la strada, ma io ho fatto una scelta diversa. Loro si trinceravano dietro questa storia, no, non teniamo lavoro, non... ma non è vero. A questi personaggi, se tu gli offrissi un lavoro, non lo prenderebbero in considerazione, perché questi non vogliono rinunce, non vogliono sacrifici, questi vogliono 300-400 euro al giorno facendo questo. Allora, purtroppo è tutto un sistema marcio, ma fino a quando noi legittimeremo, dico noi per dire la società, legittimeremo, che ne so, un programma tipo, vabbè, non lo voglio dire, sennò va a finire becco qualche querela. Programmi che idolano questa gente e si spaccerà, e dietro magari un proficuo verrà detto no perché le persone devono sapere, oppure si inviterà un Rina in televisione perché no, dobbiamo. Cioè, scusate, ma che ci sta da sapere? Che ci sta di affascinante? Che ci sta di educativo dietro il viso di un personaggio del genere? Ma che cosa vi aspettate?
Quelle gente che hanno fatto saltare, quelle gente senza cure, senza, con il pelo sullo stomaco, questa è gentaglia. Ma valorizziamo gli eroi, per me sono le mamme che arrivano a fine mese, i papà che nonostante tutto vanno a lavorare sotto le catene di montaggio. Gli eroi non sono questa gente. Quindi usciamo da questo sistema, da questo meccanismo. Combattiamoli, perché se ridimensioniamo il sistema capiamo che l'arma è la denuncia. Fino a quando avremo paura di questa gente, noi non ce ne usciremo più, e vi assicuro che questa gente non fa paura. Anzi, la paura che noi gli consegniamo è la loro arma. Quindi meno è la paura e meno sono forti. Hai perfettamente ragione. Ti ringrazio. Volevo chiederti un'altra cosa. Sicuramente per te, dopo questo lungo periodo, questi anni abbastanza duri e pesanti, che purtroppo tutt'oggi devi continuare a vivere, in questa situazione, ti volevo chiedere la difficoltà nel ricominciare. Tu oggi, Luigi Guarda, Leonardi, come hai ricominciato? allora io ho ricominciato talmente di quelle volte che non me lo ricordo manco più. Magari, sai cosa? A volte facevo una riflessione, ho ricominciato talmente tante volte che non so più chi sono. Però io dentro di me ho sempre avuto un obiettivo, quello di lavoro, quello di andare avanti, quello di essere produttivo, perché è sempre stata una mia caratteristica. Ho ricominciato mettendo su un foglio bianco cosa avevo in quel momento e come potevo sfruttare quello che avevo. Io sono stato licenziato, il secondo servizio delle Iene è chiarissimo. Cioè io sono stato licenziato perché sono andato sotto scorta, ma per carità non mi sono avvilito. Purtroppo vedi, rientriamo sempre nella stessa cosa. Delegittimare una persona che denuncia sta sotto scorta e dire no, guarda, te ne devi andare perché per noi sei pericoloso, i clienti che vedono questa cosa non vengono a spendere, ma non è assolutamente così. Ho ricominciato senza mai perdermi d'animo, con la famosa fede, ma non la fede nel senso religioso, la fede nel senso che portare avanti una battaglia per la giustizia, prima o poi è un discorso di premialità, la vita te la restituisce questa storia. Quindi la prima cosa che bisogna fare, non bisogna mai abbattersi. Io ho ricominciato, ho chiuso 5 negozi, 2 fabbriche, fatturavo quasi 5 milioni e mezzo di euro all'anno e adesso mi accontento, fra virgolette, di uno stipendio, ma per carità, uno stipendio che tiro fuori dal mio lavoro quotidiano come freelance, però per carità mi metto in gioco. È tutto su di me e nonostante tutto adesso riesco a fare quello per cui le persone mi hanno, diciamo, non so come dirla, mi hanno consegnato diciamo, dell'esperienza tutto e non voglio assolutamente deluderlo. Quindi oltre a fare il mio lavoro che mi dà da campare, sto portando avanti la storia del riconoscimento della nuova legge sui testimoni, vado in giro per l'Italia ospite e non chiedo niente a nessuno, faccio tutto da me. Quindi per mai perdere la fede, questo è fuori discussione. Conosco, abbiamo avuto ospite alla radio un'altra persona che ha avuto il coraggio come te, e permettimi di salutarlo, che è Tonino Picascia, un imprenditore, non so se lo hai sentito, del Casertano, che anche lui purtroppo gli hanno incendiato addirittura proprio tutta la La fabbrica. fabbrica, sì, si è Quindi, ricordato, la Kleprin, se non sì, la sbaglio. Kleprin, esatto. Quindi Sì, ci sono permettimi un stato. saluto. Come no? Anzi, mi associo a questo saluto. Una cosa che mi ha colpito molto di quella fabbrica, sai qual è stata? A parte lo sguardo di Tonino, che è come un po' il mio, no? Lo sguardo del sopravvissuto. Esattamente. Mi ha colpito molto l'odore di quella fabbrica. Io anch'io ho subito un incendio e questa puzza è stato un minimo comune denominatore che mi ha segnato tanto e mi ha riportato tanti ricordi. Non è facile, non è semplice ragazzi andare avanti, soprattutto con lo Stato che sembra quasi ti faccia un favore o sembra quasi che tutto ciò che fa sia lanci il messaggio non denunciare perché non ti conviene. E invece non è così, bisogna andare avanti perché lo Stato siamo noi, quindi dobbiamo renderci conto che abbiamo anche noi parte di responsabilità nell'aver messo le persone sbagliate al posto giusto. Sì,
Infatti, proprio per quanto riguarda lo Stato, volevo il titolo di questa puntata era Sono stato io e volevo l'avevo preso proprio da te Dalla pagina, sì. e volevo una tua riflessione su queste tre parole che messe in maniera diverse danno tanti significati. Quindi, io la mia riflessione l'ho fatta, voglio sapere, voglio conoscere la tua. Voglio sapere anche io la tua. Sono stato io nato dall'idea che io non posso sostituirmi allo Stato. Io non sono Stato, però sono tu. Però sono stato io a metterci la faccia, sono stato io ad andare nei tribunali, nonostante mi inseguissero, mi hanno gonfiato di botte, talmente di quelle volte lo sono scordato. Però sono, io sono ancora oggi determinato in questa mia scelta. So che magari non la vedrò la fine della delinquenza, non la vedrò, però sai cosa? Si tratta di guadagnare centimetri su centimetri giorno per giorno. E la lotta alla delinquenza, alla criminalità organizzata riguarda tutti noi, nessuno è esente da questa storia. Quindi la valutazione, visto che noi siamo lo Stato e noi siamo sovrani, facciamo in modo di essere lo Stato che vogliamo e non Stato una sola persona che si accolla alla guerra di tanti. Bellissimo. E hai accennato alla fine della delinquenza, alla fine della mafia. Sì, non Ecco, ci sento male, mi sento lontana. senti? Ecco, adesso sì. Ok, perfetto. Dicevo, hai parlato della fine di questa delinquenza, della mafia, della camorra. E ti volevo chiedere, secondo te questo fenomeno avrà mai fine? Potrà mai essere sconfitto del tutto? Una proporzione, questo fenomeno sarà sconfitto nella misura in cui le persone decidono di sconfiggerlo e non mi riferisco solo ai magistrati o alle forze di polizia, è una cosa che riguarda tutti, è proporzionale, finirà nel momento in cui le persone decideranno e capiranno che questo è peggio della gramigna, questa storia, dove attacchisci non cresce più niente. La camorra, le mafie finiranno nel momento in cui le persone decideranno di farla. Punto. Questa è la storia. Eh sì. Sta a noi. Sì, sta a noi perché, come hai detto tu, dobbiamo essere i primi noi ad essere consapevoli, che questo è un vero e proprio tumore della società che ci mangia ogni giorno, Un po' è sempre di più. tumore, sì, ma poi è una cosa allucinante. E guarda, non è solo estorsione, sì. No, In no, assolutamente. un'analisi più oggettiva, le persone si meraviglierebbero a capire e notare come è tutto collegato: terra dei fuochi, mafia capitale, l'inquinamento, la politica. È allucinante. Concatenato e come è tutto parte da una stessa matrice. Quindi, guarda, è meravigliosamente semplice sconfiggere la criminalità, perché dipende da noi, parte da noi. Però fino a quando faremo finta di niente, fino a quando demanderemo agli altri le nostre responsabilità, fino a quando diremo, ad esempio, una cosa che è allucinante per me, che vado a votare a fare, tanto non cambia mai niente, dice no. La mafia vuole proprio questo, che tu non vai a votare, perché con pochi voti controllano il paese intero. È vero, è vero. D'altronde, ragazzi, noi abbiamo la fortuna degli ultimi arrivati, abbiamo la storia che parla in questo senso, ma storia, ecco, non discostandoci da di quanto, già se ci voltiamo all'indietro, 3-4 anni capiamo tantissime cose, quindi chi non lo vuole capire, c'è qualcosa che non va. Sì. E ci avviciniamo purtroppo verso le conclusioni di questa puntata. Volevo farti soltanto un altro paio di domande. E volevo conoscere cosa pensavi al riguardo della situazione che
che sta, diciamo, navigando intorno a Pino Maniaci. Oggi abbiamo parlato tanto, noi siamo in questo momento in una radio dove crediamo fortemente, che la giusta informazione è la strada giusta, per fare un buon cittadino e sentire purtroppo infangare chi fino ad oggi ha fatto della giusta informazione, fa un po' male. Adesso noi comunque ci dobbiamo attenere un po' a quello che sono le indagini. Personalmente non mi sento di esprimere un giudizio proprio, Mi associo, sì, mi associo proprio anch'io, aperto, però in generale. anche perché ho visto il video ed è tutto molto strano, è strano. Poi sai cosa, la macchina del fatto, allora, il ragionamento, minimo comune denominatore è la mafia e multilivello, quindi la macchina del fango, non so se sia questo il caso, poi vedremo più avanti, non so se sia questo il caso, la delinquenza usa la macchina del fango a proprio compiacimento, cioè ormai è d'amblé, usano dove non possono arrivare, ti gettano la famosa merda addosso, perdonami. Voi Certo. fate benissimo perché un'informazione libera è alla base di un paese libero. Quello che mi sento di dire, siccome faccio parte anche anch'io di un'associazione, l'Associazione Antonino Caponnetto, quello che mi sento di dire è che le associazioni antimafia non devono prendere soldi. Questo deve essere un mantra. Chi decide di fare antimafia lo deve fare gratuitamente, deve essere una missione, non deve essere un lavoro. L'antimafia non deve diventare un lavoro. Perché se si muove tutto per un guadagno, perdi l'obiettivo. Allora, chi deve fare antimafia deve farlo gratuitamente, deve farlo per spirito, per passione e soprattutto deve farlo con degli obiettivi. L'antimafia deve portare all'antimafia, cioè al contrasto della mafia. La mafia non la combatti con le passerelle. Non la combatti con le riunioni che non portano a nulla, la combatti con i fatti di quali sono? Le denunce. L'antimafia deve fare le denunce. Chi è determinato nel combattere la criminalità organizzata deve denunciare indagini e denunce. Basta, questa è la storia. Dove gira, lo diceva Falcone, dove girano i soldi non si capisce più niente. Quindi l'antimafia seria non deve prendere soldi. Altrimenti, vedi, il caso di Pino non si sarebbe verificato. Esatto, mi associo completamente alle tue parole, quindi. Non devono prendere soldi. I soldi purtroppo dalle mie parti, sai come si dice, fanno venire la vista ai ciechi. Quindi diventa tutto ricattato, diventa tutto diverso da quello che è. Torniamo un po' alle vecchie storie, torniamo un po' alle passioni, la passione di fare l'antimafia, la passione di fare attività civica, torniamo un po' alle vecchie storie, ci stiamo dimenticando di cosa significa essere umani. Torniamo un po' alle vecchie storie, togliamo da mezzo questi soldi. Chi ha intenzione di fare una cosa la fa, tutto e basta. E l'ultima domanda, Luigi, ti volevo chiedere di lasciare un consiglio a chi ancora non ha avuto il coraggio come te, di dire no, di scegliere di stare dalla parte giusta. E quindi anche, non so, un aiuto, un Certo. modo, un esempio, un qualcosa che può spronare l'altra persona a mettersi in gioco. Innanzitutto partiamo da un presupposto. Io non condanno le persone che non hanno, fra virgolette, il coraggio. Forse ci vuole più coraggio a non denunciare che a denunciare. Io non mi sento di biasimare nessuno. Una cosa però me la sento di dire è che ci sono anche nella denuncia tantissimi aspetti. Ad esempio, si può fare una denuncia e demandare all'attività investigativa tutta una serie di cose, senza per forza di cose esporsi, magari essere sentito come persona informata dei fatti, cioè quello che mi sento di dire, abbiate più fiducia dei carabinieri, abbiate più fiducia della questura, della guardia di finanza, loro hanno tantissimi mezzi e meccanismi per ovviare ad un'esposizione diretta delle persone, perché parliamoci chiaro, è pericoloso. Chi sta dicendo il contrario? È pericoloso. Però
da 0 a 100 c'è un abisso, magari la strada di mezzo, poi ecco ci sono io, sono facilmente contattabile, che non fai fare a nessuno lo sceriffo, chi si propone di dire noi ci abbiamo le soluzioni, chiamateci, no assolutamente. Non ce le ha un'unica persona, si studiano, si fa rete, si fa presenza, ci si confronta, però una cosa fondamentale è questa: le persone che subiscono devono sapere di non essere sole, devono sapere che dall'altro lato ci sono persone disposte ad ascoltare. Io sono a disposizione, l'associazione Caponnetto è a disposizione, abbiamo un pool di avvocati, abbiamo i commercialisti, abbiamo avvocati del calibro di Alfredo Cazzo, cioè stiamo portando avanti, impegnati in tantissimi processi, tra i quali Massa Capitale, Borsellino Ter, cioè le cose da fare ci sono. Io alle persone che magari raggiungessi almeno uno di queste persone che ci stanno ascoltando, se avete problemi fatevi avanti, nessuno vi sta dicendo lasciatevi e pensate, assolutamente le persone che ci sono, anche senza esporsi direttamente. Grazie Luigi, è stata davvero una bellissima testimonianza. Grazie a voi e complimenti per quello che fate, veramente di cuore ve lo dico, complimenti. Grazie. E noi salutiamo i nostri radioascoltatori, grazie mille per averci seguito e ci ritroviamo alla prossima su Radio Cambiamenti. Ciao a tutti. Grazie, buona serata.